Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Buongiorno dai due in cammino. Oggi un video sul kayak. Questo è il nostro Swing 2, la poppa e la prua. E oggi vi faccio vedere cosa portiamo durante un'uscita con pernottamento, per cui per il campeggio fluviale. Allora, il kayak, ovviamente, che se no non si va tanto lontano. Il nostro zaino, il mio zaino da 50 litri, che uso anche per i cammini. I calzari di neoprene e i guanti sono quelli, questi sono quelli leggeri, però abbiamo anche i guanti di neoprene pesanti con le dita intere per i periodi più freddi. E abbiamo i materassini gonfiabili che abbiamo usato sulla via Postumia, ma non li usiamo mai più in cammino, ma col carico li useremo perché è più agevole trasportarli. La nostra tenda da tre posti della Decathlon. New Entry sono i sacchi a pelo, sono quelli fino a 15 gradi la temperatura comfort, per cui vanno bene per fine estate, inizio autunno o anche tardo autunno se non fa eccessivamente freddo di notte, però comunque meglio non esagerare. Qui abbiamo il coltellino svizzero multiuso, questa è la pila frontale, in questo caso non è da mettere in testa, ma è da mettere sul torace oppure la si può anche tenere in mano, non è un grosso problema. Ne abbiamo le pagaie perché se no anche lì spostarsi con kayak la vedo dura. Gli accessori della custodia della Osmo Action, maniglia galleggiante. Qui abbiamo altri accessori per le riprese. Questa è la nostra GoPro che metteremo a prua e questo è un altro accessorio che useremo per fissare la GoPro al carrellino fissato a prua. Continuiamo, abbiamo le gonne paraspruzzo e a seconda del tipo di fiume che andremo ad affrontare, le porteremo o non le porteremo. Probabilmente per la prossima uscita sul Ticino non le porteremo perché non andiamo nei tratti più movimentati. Il nostro kit di pentolame della Decathlon, che ho fatto la recensione anche di questo, c'è il video con tutti i pesi, gli ingombri e quello che contiene, il fornelletto nella sua custodia, la cartuccia a gas del fornelletto che è il tipo che si può svitare dopo l'uso e si può mettere via, non è come quelle che una volta perforate vanno lasciate fissate al fornelletto, per cui è molto pratica in questo senso. Poi abbiamo i cordini delle pagaie, più fettucce e altre corde per fissare i carichi e i carrellini al kayak, i nostri PFD, giacca e pantaloni impermeabili, i sedili dell'X100 che abbiamo acquistato per utilizzarli sul Gumutex, perché i sedili originali del Gumutex sono durissimi e sono molto scomodi, per cui per fare una lunga discesa fluviale non sono ideali. Questa è la nostra sacca stagna da 100 litri della Gumutex che usiamo per tenere il kayak, ma una volta che il kayak è gonfiato si usa come normale sacca stagna. Sempre parlando di sacca stagna abbiamo due pochette impermeabili per i cellulari, la sacca stagna da 10 litri e la sacca stagna da 40 litri. Sotto le sacche stagne c'è il nostro carrellino della Ecla. Qui c'è la pompa doppia azione della Decathlon e passando avanti il mio cappellino da cammino ma che uso anche in kayak, l'asciugamano in microfibra, due borracce metalliche, acqua supplementare, il filtro solare perché comunque sull'acqua il sole picchia forte, l'accenditore nel caso dovessimo accendere, trovare legna in un posto adatto per accendere un fuoco senza creare problemi, senza rischiare di attaccare, diciamo di far espandere un incendio, mascherine. Quello che manca sono i viveri, perché ad esempio per il pranzo ci porteremo del primo giorno, ci portiamo i panini da casa e poi per la cena e poi i pranzi successivi
abbiamo il nostro kit da cucina e abbiamo preso delle buste liofilizzate, per cui magari ci vedrete degustare i liofilizzati durante i nostri video. Un'altra cosa che mancano sono i vestiti di ricambio, per esempio un'altra maglietta di ricambio, l'intimo, una giacca magari per la sera, diversa dalla giacca impermeabile, non sappiamo se portare una giacca in più, poi magari o dei pantaloni lunghi oppure i leggings da corsa che sono ottimi se uno vuole stare magari un po' fuori dalla tenda la sera, guardare il fiume, a fare due chiacchiere e a passare il tempo. Mi sembra che abbiamo portato quasi tutto il necessario, poi c'è sempre qualcosa che si aggiunge all'ultimo momento, però per ora questo è tutto. Poi magari faremo vedere tutto impacchettato e durante il trasporto. Alla prossima!